malatissime avvincenti. Dai, prendiamo la parte mezza piena del bicchiere, beviamola come si berrebbe un caffè bollente e troviamoci spunti che possono essere anche positivi. Ma lanciamo anche un campanello d'allarme. In che senso? Nel senso che l'ho visto ieri Roma-Brighton, mi permette di dare un suggerimento che è scontato, ma insomma rimarchiamo una volta di più a Italiano di andare a guardarla 1, 2, 10 volte la gara dell'Olimpico. Perché? Perché regalare il contropiede a Dybala e Lukaku è un suicidio tattico. Se Zerbi l'ha commesso e ha beccato 4 pere, speriamo che Italiano corregga qualcosa del suo atteggiamento tattico abituale.